Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi voglio spiegarvi con un esempio pratico perché Davide Casaleggio è veramente il padrone del Movimento 5 Stelle e può disporne come gli pare. Se voi ricordate, o avete letto i miei articoli, i miei libri, o visto i miei video, Casaleggio Associati ha gestito tra il 2005 e il 2010 il blog di Di Pietro, il blog di Italia dei Valori. Ma quello che non si sa è che gestiva anche l'anagrafica del partito, l'organizzazione degli eventi, le campagne pubblicitarie, le campagne elettorali. Bene, Casaleggio Associati aveva sviluppato un applicativo che si chiamava Ubik, che era sostanzialmente un gestore di anagrafica per il partito. Se volevi contattare i giornalisti di Palermo, gli iscritti di Milano, avvisare tutto il database della festa nazionale del partito o concentrare una comunicazione in un particolare territorio, lo facevi tramite Ubik in maniera molto veloce. Ovviamente questo significava che i dati erano di proprietà del partito, ma la capacità di amministrare questi dati, di capire la reazione degli militanti alle varie comunicazioni, anche soltanto quando fosse il momento giusto di inviare una certa comunicazione per far sì che il maggior numero di persone si presentasse al tale evento, insomma, questo know-how, questa capacità era negli uffici, risiedeva negli uffici di Casaleggio Associati. Succede che nel 2009, dopo il voto europeo, i dirigenti del partito costringono Antonio Di Pietro a rescindere il contratto con Casaleggio Associati perché si vedevano infiltrare, scalare il partito da candidati del blog di Grillo, di quello che sarebbe diventato il Movimento 5 Stelle, e quindi costringono Di Pietro a mollare Casaleggio Associati, e da quel momento tutta la struttura di comunicazione passa come gestione da Casaleggio Associati a funzionari del partito che non hanno la capacità di gestirla, non sanno come fare, non sono capaci, non hanno il know-how, non l'hanno mai fatto e quindi non riescono a amministrare questa mole di dati e di informazioni. In poco tempo il partito di Di Pietro sparisce, la botta finale gliela dà la famosa trasmissione Report in cui si raccontano le vicissitudini degli immobili del partito di Di Pietro, ma non avendo la capacità di replicare efficacemente a quella trasmissione, non sapendo più comunicare il partito di lì a poco sparisce. Ecco, il Movimento 5 Stelle si trova esattamente nella stessa condizione. Tutte le capacità organizzative e amministrative risiedono nell'associazione Rousseau di Davide Casaleggio. Il partito non ha funzionari propri che amministrano la comunicazione, i soldi. Hanno sì degli uffici comunicazione nel Parlamento che però rispondono come attività all'associazione Rousseau e anche la capacità di amministrare i soldi risiede nell'associazione Rousseau perché il partito di fatto non gestisce soldi, rinuncia ai finanziamenti pubblici, ma tutti i finanziamenti vengono drenati dall'associazione. Con i famosi 300 euro al mese dei parlamentari che i parlamentari versano appunto a Rousseau. Dovesse Davide Casaleggio decidere che il tal candidato non va bene, il capo politico non è più efficace e smettesse di fare una comunicazione efficace come ha imparato a fare, il Movimento 5 Stelle non avrebbe futuro, non avrebbe futuro nemmeno se decidessero come parlamentari di rinunciare alle tra virgolette consulenze di Casaleggio, che però sono nello statuto, e nessuno nel partito avrebbe a quel punto la capacità, il know-how di gestire questi dati che sono formalmente del partito, ma di fatto sono amministrati e gestiti da Davide Casaleggio, che è l'unico al momento che sa come farlo nella maniera più efficace, perché è l'unico che l'ha mai fatto in quel partito, è l'unico che conosce bene come reagiscono gli iscritti, gli elettori alle comunicazioni, quando è il momento giusto per mandare una certa mail, un certo tipo di comunicazione. Quindi è per questo che Davide Casaleggio è di fatto il padrone del partito. Senza di lui il partito non funzionerebbe, molto semplicemente. Io vi ringrazio, vi ricordo i miei canali social,
mi trovate su internet, su Instagram, Facebook, Twitter, Telegram con l'utente Marco Canestrari, su tutte le piattaforme di podcasting, sul mio sito internet marcocanestrari.it, dal quale potete iscrivervi alla mia newsletter settimanale. Grazie e a presto.